Luglio 19 venerdì. Abbiamo 19, ancora non mi è arrivato niente. Io aspetto da Lucky Game, ancora non mi è arrivato niente. E quanto devo aspettare? Perché mi tocca sempre aspettare, aspettare, aspettare? Due articoli ordinati e niente! Perché? Lo voglio adesso! Lo voglio adesso! Perché? Perché? Che? Wow! Lucky Game! Cari videogiocatori, ben ritrovati da Danimania Retro Games. Ancora una volta ho ordinato da Lucky Game due videogiochi che adesso spacchetteremo e vediamo un pochettino di che cosa si tratta. Quindi vado alle ciance. Chicken non si apre. Taglierino. Con questo riuscirò ad aprire il mio taglierino, spatola. Ok, una volta aperto vediamo di che cosa si tratta. Allora, prima di tirare fuori i giochi vediamo cosa ci abbiamo qua. Il classico foglietto, diciamo la bolla, o come si chiama. Thank you for shopping at Lucky Game. Grazie per aver acquistato da Lucky Game. E poi la parte più importante, i giochi. Ah, cosa vedo nei miei occhi? Il fantastico Killer Instinct, un gioco straordinario di picchiaduro stile Mortal Kombat. E poi Street Fighter 2 Turbo della Capcom, e questa è la versione Turbo. Allora, ok ragazzi, io direi di mettere Killer Instinct da parte. Ne parleremo la prossima volta, quindi nel prossimo episodio. E oggi tratteremo Street Fighter 2 Turbo. Vediamolo meglio nel dettaglio. Prima di parlare di questo straordinario gioco, vi invito ad andare a recuperare il mio primo video su Street Fighter per il Super Nintendo. Io ve lo allego qua in basso, vi invito a vederlo perché di questo gioco non parlerò molto. A differenza dello Street Fighter 2, la versione Turbo è la versione molto molto migliorata. Io direi la migliore, perché consiste ad avere due tipi di modalità. La modalità normale, che non altro non è che la versione Champion Edition, ed è la stessa di quello del Sega Mega Drive, e la versione Turbo, in cui il giocatore, scegliendo il proprio personaggio, ha la possibilità di avere un'accelerazione di colpi e di movimenti del proprio personaggio. Quindi questa è la grande differenza. Inoltre, la cosa straordinaria di questo gioco è che la versione in cui troviamo all'interno di Street Fighter 2 Turbo è la stessa identica versione quelle usciti nei cabinati arcade, quindi è qualcosa, ragazzi, di straordinario. Adesso bando alle ciance, non posso fare altro che provare questi giochi, provare. Ecco qua il mitico e fedele Super Boy. Inseriamo lo Street Fighter. E proviamolo. Come sempre le cartucce di Lucky Game sono sempre in perfettissimo stato. Ed ecco qua come parte subito.
Fantastico, ragazzi. Capcom Street Fighter 2 Turbo, la versione Hyper Fighting, bellissimo gioco del 93. Start. Perfetto, qui abbiamo, come ho detto prima, la versione turbo, la versione normale e gli opzioni. Chiaramente vedete cambia anche il colore, ma questa è un'altra storia. Mettiamo la versione turbo, chiaramente. Vabbè, e proviamo. Il game start. Ok, e qui ci abbiamo la selezione dei personaggi. Io vi voglio prendere e iniziamo questo gameplay. Wow, è velocissimo, molto fluido, molto bello. Ragazzi, devo dire che è veramente bello, ragazzi. Ma no, pare che ci gioco nei campionati. No. Come è potuto succedere? Non ci credo. Io ho perso Street Fighter di nuovo, anche nella versione turbo. Farò quello che ho fatto una volta. Hadouken!